Un'altra nottata accampati nella sala riunioni di Palazzo Fibbioni per i precari del comune dell'Aquila. Maestri d'asilo, amministrativi, in tutta una sessantina di persone. E questa volta promettono di restarci finché il comune non troverà il modo di rinnovare i loro contratti già scaduti, in deroga al limite imposto dei 3 anni del Job Act, che loro hanno già consumato. I precari assicurano che bastano i pareri positivi già acquisiti del Ministero del Lavoro e dell'Avvocatura Comunale, ma i dirigenti non ne vogliono sapere di firmare troppi rischi. E così il sindaco Massimo Cialente ha chiesto un altro parere, questa volta alla Corte dei Conti. E parere dopo parere, la nottata per loro sembra non finire mai. Innanzitutto noi dall'amministrazione vogliamo una risposta chiara sul da farsi, ma soprattutto noi chiediamo che ci vengano rinnovati i nostri contratti di lavoro, visto che esistono tutti i presupposti sia a livello legislativo che a livello normativo e penso che pure anche a livello della copertura finanziaria, visto che ci sono i decreti, le leggi, nonché la disponibilità da parte del Comune. Pertanto chiediamo che si sblocchi questa situazione di stallo che ormai sta diventando veramente assurda e paradossale, perché nel frattempo si è creata una situazione veramente pazzesca.